Salve a tutti ragazzuoli, oggi vi volevo riportare una news, forse la sapete, forse no, ma era il caso di dirla. Infatti Steam sta riuscendo a demolire una delle basi portanti del gaming PC, ovvero le mod. Ha deciso in questo periodo di iniziare un progetto che prevede la possibilità di inserire mod a pagamento sul famoso Steam Workshop. Questo cosa comporterà? Comporterà un guadagno per il creatore della mod del 25%. E Steam si prenderà il 75%. Questo magari non è nulla, però invoglierà sempre di più a demolire quello che è il concetto di mod, ovvero fare una modifica al gioco per passione. Intanto sono già state immesse sul Steam Workshop delle mod che fino a ieri o l'altro ieri erano gratis a pagamento. Questa cosa mi ha molto sconcertato perché ho sempre nutrito molta fiducia in Steam. E questa cosa non la potevo aspettare più da un eventuale Electronic Arts piuttosto che appunto da Steam. Quindi, insomma, il progetto sta andando avanti, vedremo come si sviluppa, vi terrò aggiornati. Per ora appunto è una prova e prevede solo Skyrim, ma già hanno parlato di andare avanti con altri giochi. E io prevedo che comunque loro faranno questa cosa perché la vogliono fare. Gabe ha già dimostrato in passato che quando vuole fare qualcosa lo fa, che siano d'accordo o no i giocatori. Per esempio, misero Counter-Strike a pagamento quando era una mod di Half-Life. Comunque, appunto, vedremo. Le possibilità sono tante. Quello che prevedo comunque alla fine è che i videogiochi che avevano le mod di Steam, la maggior parte andranno a pagamento, a prezzi irrisori. Magari mod che non vi sarebbero interessate, o che non sareste interessati a comprare nemmeno per un centesimo, ma che vi facevano piacere avere sul gioco. Su Skyrim ce ne sono un miliardo di queste cose. Pensiamo per esempio alla mod che ti indica i libri già letti. È una mod del cazzo, non gli dareste nemmeno 10 centesimi. Però fa piacere averla. Se va a pagamento, gli possiamo dire addio. Per ora c'è Nexus. Comunque, appunto, vi terrò aggiornati. Volevo semplicemente dirvi questa notizia. Mi raccomando, condividete il video perché è una cosa abbastanza importante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, perché è una sorta di vera e propria rivoluzione. Finora non si era mai vista una cosa del genere e vedremo come va. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.